E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio qui col vostro Mattia di serie. Quest'oggi su La Vanilla Insieme di Minecraft. Nello scorso episodio che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una farm bellissima di carote, oserei dire. E sta procedendo piuttosto bene, spero. Sure. Cioè ha fatto la farina d'ossa quello. Cioè quello scemo scemo ha fatto la farina d'ossa. Ma in che senso? A che ti serve la farina d'osso? Vabbè, fa niente. Sta di fatto che comunque in questo episodio che cosa andremo a fare? Non lo so, sinceramente. Volevo fare un bel po' di cose. Allora, io avevo in mente tre cose dalla fine dell'ultimo episodio. Fare una stanza dove mi andavo a incantare. Una stanza che mi porta ad un spawner che avevo trovato più in là, ma molto più in là, di blocchi. È una stanza che comunque mi permette di collegarmi ad una caverna sottostante. Il problema è che la caverna comunque la devo fare. E quella caverna dovrebbe essere tipo una miniera. Quindi sì, è abbastanza. Ciao. Ciao. Buongiorno, davvero buongiorno. Non ho capito come ha fatto un creeper a stare in questa zona. Vabbè, non mi lamento, non mi lamento, non mi lamento. Che si è accontentato a godere, si suol dire. Oh, che perfetto. Quindi andiamo sempre di più a scavare la pietra. Dovremmo arrivare a. Ok, a 11. E adesso noi siamo a queste coordinate. Io so che avevo fatto una miniera precisa. Quindi forse vado a trovare quello screenshot e ci vediamo tra qualche secondo. Allora, ragazzi, sinceramente non mi ricordo, anche perché gli screenshot me li sono salvati tutti e li ho portati all'interno di questo PC nuovo. E nel PC vecchio tecnicamente, vabbè, stavano robe, eccetera. Però non riesco a trovarlo, forse perché l'avevo fatto in live, avevo detto molte volte mi rivedo le live e forse mi sarei preso più tardi le cose, è probabile, è molto probabile questa cosa. Però purtroppo non c'ho alcuna fonte che mi possa testimoniare ciò e dopo tutto iniziamo direttamente a fare una piccola miniera. Poi se ritorniamo con la miniera. Oh mamma. Forse è meglio di no. Forse, e dico forse, meglio di no. Ok, estendiamoci in un'altra direzione. Noi dov'è che abbiamo sempre fatto estendere le nostre direzioni? Sempre di là, vero? Sì. Ok, allora ci estendiamo lo stesso di qua. E facciamo piazza pulita di quelle cose che ci possono dare fastidio. Ok, semplice, veloce e indolore. Ok, semplice. Poi siamo inosservati. La nostra miniera può iniziare direttamente di qua. Sì, oggi andiamo per la miniera. Intanto il mob spawner forse li possiamo trovare direttamente da queste parti. Giusto, bastano leggermente più miniera rispetto a tutte le altre cose. Ma in quanti minerali comunque quest'anno, voglio soltanto dire questo. Stanno un sacco di materiali. Vabbè, non li prenderemo forse quest'oggi. Però l'importante è saperlo. Ok. Perfetto. Ok. Facciamo in questa maniera e facciamo così. Questo è il livello 10. Perché c'è un livello 10 così a caso. Va bene. Ok. Ok, facciamo in questa maniera, dai. Ci estendiamo per un bel po' di blocchi. Giusto quelli che ci servono. Allora facciamo. Ci estendiamo. Che poi dobbiamo fare un'entrata anche per tutti. Quindi dovremmo fare comunque una miniera abbastanza custom. Oserei dire. Vediamo un po'. Vediamo un po' se riusciamo. Giustamente, tenendo un sacco di selce. Sì, voglio andare in miniera in questi giorni. Non so perché, però è molto rilassante. E quindi preferisco andare in miniera piuttosto che fare dei video lunghi dove non concludo molte volte niente. No, non è vero. Faccio un bel po' di cose, però vi devo dire, raga. Vi devo dire. Vi devo dire. Vi devo dire. Ok. Vabbè, sinceramente anche la mineshaft non è che dia così tanto fastidio effettivamente. Però non lo so. Ok. Mo risolviamo subito tutta la questione della mineshaft. Così ce la togliamo davanti e il gioco è fatto. Ok, basta ricoprire tutti quanti i pezzi in questa maniera. Mettere la stone nei buchi più giusti possibili. Ok, e qua non c'è più niente. La strada è praticamente nell'11, giusto? Sì, ok, perfetto. Quindi noi dovremmo appiattire il tutto di uno. Perfetto, perfetto, meglio così davvero. Quindi appiattiamo tutto di uno e in pratica ci dirigiamo verso un qualcosa. Non so che cosa, però un qualcosa ci dirigiamo sicuramente. E il nostro pavimento deve essere grande, deve essere un 3x, boh. Facciamo un 3x, allora io vorrei
Se dobbiamo scavare in questa direzione, dobbiamo fare in questa maniera, giusto? Sì. Quindi dovremmo fare un'entrata, ad esempio qui. Ok, perfetto. Un'altra entrata dovrebbe essere non questa, ma dovrebbe essere questa qui. Ok, perfetto. Quindi questa è un'altra entrata. Questa è così, questa è così. Perfetto. Va bene, va bene. Secondo me ci può stare. E ovviamente noi dovremmo fare dovremmo fare in pratica un 3. Quindi se una cosa occupa 3, quindi qua dobbiamo progredire anche avanti, dovremmo fare, se dovessimo fare ad esempio una ventina di cave, dovremmo fare un bel po', vero? 3 e 60, quindi ci dovremmo muovere di 30 in una direzione e 30 in un'altra, va bene. Sono disposto anche a fare questo. Quindi timelapse? Forse sì. E ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto letteralmente tutto quanto la caverna. Qua non viene fatto niente secondo me perché c'è il chierico. Perché altrimenti se ci fosse stato un villager senza niente l'avrebbe comunque preso la caruta per comunque come si dice? Non si dice raddoppiarsi. Per proliferare, ecco. Proliferare tanti villager. Intanto qua abbiamo fatto la nostra caverna custom per il Nether. Qua all'incirca faremo una stanza per le pozioni. Ho già pensato a quello. E qua in pratica faremo sì, questa caverna particolare. Per il momento sarà tutta di pietra, perché comunque una caverna normale è fatta di solito di pietra. Per quelli non ci sono davvero dubbi. Però per il resto niente. Ora, l'unica cosa che andrò a fare è a mettere tipo ogni 4 all'incirca a mettere una torcia, perché altrimenti qua si muore. Ok, perfetto. Sì, pressoché è abbastanza illuminato adesso. Comunque non dovrebbero spawnare mob, quello è l'importante. E comunque, come avete potuto notare dal timelapse, comunque c'è un mob spawner proprio qua sopra di noi.
come si può sentire anche. Il ragno che sibila. Sì, c'è praticamente un mob spawn sopra di noi, che sarebbe qui. Quindi giusto giusto ci troviamo comunque bene. Diciamo non tanto per quanto riguarda la farm di ragni, che è buonissima. Potremmo fare il nostro pungolo, il pungolo duro, che avremo la spada. Però è abbastanza complessa da fare come questa. Non so neanche se la voglio fare effettivamente in netherite la spada oppure no. Ma credo proprio di no. La netherite comunque ci servirà e non poco. Perché dovremmo comunque trasformare tutti quanti questi utensili, tutti quanti in netherite. E non sono pochi effettivamente. Ma per il resto niente di che. Direi che per quest'oggi non dico che è tutto. Però forse potremmo iniziare ad utilizzare già la caverna. Perché, vabbè, la scalapioli non la voglio fare precisamente adesso. Quindi ci sta, dai. Ci sta davvero tanto. Comunque la stiamo facendo piuttosto bene. Non vedo l'ora che avrà tolta la fly, così potete vedere un pochettino un po' di cose. E io direi che possiamo iniziare. Direi di andare direttamente con il piccone di tocco di velluto. Sempre alla ricerca ovviamente dei diamanti. Però l'unica cosa che vorrei dire è ok, tocco di velluto va bene. Però finché arriviamo tipo a 2-3 stack di pietra, ok, ci sta. Se arriviamo di più non serve praticamente a niente, anche perché è cobblestone e quindi si trova facilmente. È vero che lapislazzuli indica i diamanti, lo so, non me lo scrivete nei commenti. Però l'unica cosa. Ma è la mia caverna. È la mia caverna? Sì. L'avevo fatto in live una caverna, ma non mi immaginavo che andasse in questa direzione, giusto, giusto. Oh, mamma mia, avevo fatto pure le scale. Molto, molto tugo come cosa. Comunque qua avevo fatto lo spazio di uno. Quindi tecnicamente, mamma mia. Oh, mamma. E qua che cosa avevo fatto? Tutta una scala? Ma davvero? Vabbè, è una scala di salita per quanto riguarda le caverne, assolutamente. E qua avevo già fatto l'uscita. E sono stato, presumo, abbastanza intelligente. L'avevo fatto apposta perché era uno spazio aperto. Ecco perché mi ricordavo la caverna, non dovevo neanche segnare con le coordinate. E vabbè, abbiamo doppia entrata. Ci sta pure. Qua non spawnano neanche nemici, ok, ci sta. No, va bene, me la terrei. Salve. Me la terrei lo stesso come comunque caverna. L'importante è comunque averla mostrata. E per il resto si va avanti. Tanto questa è stata fatta comunque male. E va bene, la teniamo aperta così. Perché è giusto che comunque ci si possa comunque passare. What? Ho appena scavato sopra i diamanti in una maniera. Vabbè, nonsense. Possiamo dire? Li raccogliamo adesso i diamanti. Però fanno gola. Fanno gola, lo so che fanno gola. Va bene, non abbiamo diamanti nell'inventario. Oh mamma. Oh mamma, ma quanti ne erano? Oh, bellissimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi sa che ne erano 6. E abbiamo fatti 16. Mamma mia, la faccia del Fortuna 3. Alla faccia del Fortuna 3. Davvero alla faccia. Va bene, per il resto dovremmo proseguire per il verso giusto. Ora i miei genitori stanno andando a dormire, quindi se sentite del rumore sottofondo è purtroppo per quello, perché stanno chiudendo il tapparella, non per altro. Oh, che perfetto. Io per il resto continuerei anche sempre dritto. Abbiamo trovato dei lapislazzuli. Noi ci stiamo muovendo sempre verso est. Questo è sud e questo è nord. Quindi tra qualche episodio salve. Tra qualche episodio, se continuerò comunque a fare la caverna, ma questo lo farò soltanto nel momento libero. Se dovessi continuare a fare la caverna, soprattutto in live, potete vedere comunque gli diamanti assicurati da qualche parte. Quindi sicuramente le stanno. Perché i lapislazzuli indicano certamente dei diamanti, tranne in rarissime occasioni, però la percentuale è molto molto bassa. Se è per quello. Ok, per il resto stiamo facendo un bellissimo state mining, oserei dire. Io direi che di pietra stiamo più che a posto. Sì, abbiamo fatto già 3 stack. Vabbè, ora chiudiamo questo stack e subito andiamo con il Fortuna 3, che dovrebbe essere abbastanza più veloce, forse. Certo, se mi mettevo pure Insta non sarebbe male come idea. Però no, non lo faccio perché sono una persona molto brava. Il petrisco comunque serve sempre. Cioè, vi giuro, è meglio avere più petrisco che pietra già lavorata, perché serve davvero sempre.
All'epoca io credevo inoltre che dietro la terra ci fossero sempre dei diamanti, ma effettivamente no, non è così, ovviamente. Mi sembra anche giusto da dire come cosa. Oh, che perfetto. Tanto sono certo che comunque da qui passeremo lo stesso. Da destra a sinistra dobbiamo controllare meglio per i diamanti. E per il resto niente. Io vi direi che comunque possiamo proseguire per tantissimo tempo. Abbiamo fatto anche un timelapse buono, eccetera. E comunque sì, li ho visti diamanti. Non perché io sia cieco. Però non so se prende tutti i minerali effettivamente. Vabbè, effettivamente perché noi ci passiamo soltanto una volta e lo facciamo apposta apposta. Va bene, comunque di ferro io siamo assai. Stiamo assai nel ferro. E dovremmo fare anche una farm di ferro per fare dei beacon. Quindi mamma mia. Mamma mia davvero. Mamma mia davvero. Posso dire mamma mia davvero. Abbiamo troppo ferro. Potremmo farci anche due beacon super potenziati. Ok, intanto iniziamo già subito a prendere del carbone. Anche se la vena dovesse espandersi, fa niente, lo raccogliamo lo stesso. Tanto il carbone è sempre in questa striscia. Poi se continua fa niente. Ok, perfetto. Ok, raccogliamo pure la resta. Intanto comunque è, salve. È un materiale che comunque ci serve sempre. Ok, perfetto. Non vorrei collegarmi all'altra miniera più che altro, però fa niente. Ok, perfetto. E questa l'abbiamo completata al 100%. Facciamo in questa maniera. Tac. Tac. Ok, perfetto. Salve zombie. Ok. Sei letteralmente vicino ai miei diamanti. Oserei dire. Oserei dire. Dai, attacca, attacca, attacca. Attacca, cagnolino. Oh mamma mia. Oh mamma mia. Creeper. Bombs. You want it. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Allora, c'è un altro creeper. Il creeper dà un fastidio. Ok. Ok, no, non è ancora morto, mannaggia. Ok, grazie. Perfetto, perfettissimo. Allora, tocco di velluto, no, abbiamo fortuna. Andiamo per il fortuna. Oh mamma, oh mamma. Oh mamma. Oh mamma mia. Ma che ve ne sono di diamanti? Ogni... Vabbè che ci possono essere anche nella probabilità di Minecraft anche delle vene collegate. È l'unica volta in cui lo possiamo vedere sta cosa. Cioè, perché mi scoccio poi a espandermi. Tanto comunque i diamanti non è che ce ne servono tantissimo. Però, oserei dire, ci sta pure. Ci sta pure. Davvero ci sta. Ok. Perfetto, qua non si vede niente. Qua sembra che non ci siamo proprio passati. Abbiamo 31, mamma mia. Davvero ce l'abbiamo 31 di già. Cioè 31 cose abbiamo già. Mamma mia. Ok, subito andiamo a togliere la redstone. Dove ci fa buttare la pietra. La redstone la possiamo minare. Quindi non ho capito perché non l'abbiamo minata. Va bene, proviamo. Oh mamma mia, quante sono. Ok, perfetto. Andiamo subito con il banco da lavoro nel fare i blocchi. 4 blocchi di carbone ci sta. Blocchi di redstone ci sta. 3 blocchi di diamanti di già. E che cosa dobbiamo fare? Il beacon. È probabile che faremo anche il beacon dei diamanti. È molto probabile. Intanto durante il percorso che cosa ho fatto? Ho saltato qualche cosa? È probabile, eh? Conoscendomi è anche molto probabile. Conoscendomi davvero è molto probabile. Ok. Ok. Oro. Però a me serve l'oro. Dai dai, l'oro si prende. L'oro si piglia. L'oro si piglia. Ok. Il granito serve sempre. Bellissimo questo rumore inquietante, che è davvero inquietante. È molto inquietante, se ritira. Cioè, non è che spaventi, ma è inquietante, perché è inquietante così a caso. Ok, perfetto. È chiaro, no? Dovrebbe essere abbastanza chiaro. Oh, lì. Oh, però qua sta del carbone, sta del bellissimo carbone. E il carbone si prende, raga. Si prende e si porta a casa il carbone. Raga, si prende e si porta a casa il carbone. Holy. 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 Quanto carbone è? Quanto carbone, quanto carbone. Mamma mia, già 40. Oh mamma. E pensare che il massimo che potevamo avere ancora di carbone era di 8. Ma mi ricordo che ne avevamo 4. Cioè letteralmente abbiamo fatto un sacco di carbone. Sono in questa maniera. Allora, facciamo in questa maniera così. Ok, grazie. Tanto non voglio andare più avanti. I materiali ne abbiamo assai. Non voglio esagerare nel accumulare materiali, perché non serve letteralmente a niente. Oh mamma, quanto carbone sta. Mamma mia, quante caverne di carbone. Questo è perché è la 1.16.4. è un problema, perché ne stanno assai. Oh, mi sono scordato di prendere
Il mio banco da lavoro, bravissimo Mattia. Ho dimenticato anche la Redstone Dust. Ok, perfetto. L'andesite non ci serve al momento. Se la vogliamo, possiamo trovare sicuramente in miniera. Con le Pokémon sicuro. Ok, ok, salve. Ok, perfetto. E questo abbiamo fatto pure. La Redstone sta qua, ciò significa che abbiamo mancato qualcosa. Sì, sicuramente la stava del carbone. Oh mamma. Ok, sì, qua stava infatti del carbone, mi ricordavo proprio bene. Perfetto. Ora andiamo a trasformare tutto il carbone che abbiamo in blocchi. Oh mamma. Ci sono altre cose? Un altro, va bene. Sì, ci sta. Ci può stare, ci può stare. Ci può stare, ritorna nei calcoli, quindi ci sta. Ok, perfetto. Tanto carbone l'abbiamo preso anche quest'oggi. Ok. Ci siamo fatti una buona scorpacciata di carbone che serve sempre, raga. Serve sempre, soprattutto nella cucina della Nedrak, per avere dei mattoni di Redrak. Che davvero sono OP. Sono forse le cose più belle da vedere. E che potrebbero servirci comunque nel fare costruzioni, nel fare robe. Che sono molto molto belle. Cioè oggi mi sto perdendo Pechino Express per vedere, cioè per vedere, per fare questa cosa, mamma mia. Quanto sono pazzo. Allora, vediamo un pochettino. Intanto io la piselazzo li riprenderei lo stesso, perché sono ottima fonte di robe. Ora, a posto di che cosa lo mettiamo? Perché abbiamo un caffè, vabbè. A posto della barca, tanto la barca non doveva neanche stare qua effettivamente. Però stava, e quindi che dobbiamo fare? Ma io quanti erano di lapislazzo? Allora è probabile che non siano di là, ma possono essere anche di qua i diamanti. Ok, secondo alcuni calcoli devono stare per forza di qua, cioè sì di là, ma invece sono di qua molto probabilmente, perché si estende per una grande vena. Allora raccogliamo questi, facciamo in questa maniera. Opla, easy, e basta. Lasciamo un banco da lavoro qui, perché sarà il ricordo delle nostre future generazioni, dove bisognava lavorare per avere robe. Può darsi? Può andare? Può andare? Può darsi, sì. Ok, perfetto. Questo abbiamo fatto. Redstone dust, subito. Si porta a casa. Ok, 32. Oh, oh mamma. E assai. 49, vabbè, piano piano siamo andati. Ok, perfetto. E questo abbiamo pulito come si deve, questa parte di caverna, di miniera. Se volete altri episodi del genere di street mining, dove io vi posso anche raccontare delle storie che succedono nella vita reale, o comunque delle storie inventate, fatemelo sapere nei commenti, e mi farebbe molto piacere sapere comunque la vostra opinione al riguardo. Detto questo, io presumo che per oggi sia tutto. Io vi dico sempre, like, iscrizione, campanella fondamentale per il supporto. E noi comunque ci vediamo in un prossimo episodio, dove andremo a fare o una cava per il mob spawner, o comunque andremo a fare una stanza per quanto riguarda l'alambicco. E quindi quelle cose là da chierico, oserei dire. E in più sì, off camera devo andare a cambiare dal chierico, devo andarla a cambiare con un villager senza niente. Me lo devo ricordare sta cosa. Va bene, io direi che per quest'oggi è tutto. Like, iscrizione, campanella fondamentale per il supporto, come al solito. E direi che per quest'oggi ci possiamo salutare. Dopo varie modifiche off camera, io vi posso dire effettivamente ciao a tutti.